Una lite tra padre e figlio degenerata al punto tale che la madre, ex moglie dell'uomo, è stata costretta a chiamare la polizia. Da qui l'intervento degli agenti che, dopo aver accompagnato l'uomo in questura, hanno scoperto che si trattava di un ricercato, destinatario di ordinanza di custodia cautelare. Il protagonista della storia è un leccese, tutto è iniziato intorno alle 8 di ieri sera, dove i poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di una donna che ha riferito della violenta discussione tra il suo ex e il figlio. Gli agenti a loro arrivo sono riusciti a riportare la calma, ma subito dopo il quarantenne si è scagliato contro di loro, prima verbalmente e poi fisicamente. Infine la scoperta. Il controllo nella banca dati delle forze dell'ordine ha svelato che egli era ricercato dai carabinieri in quanto destinatario di un provvedimento restrittivo. Preoccupa la condizione di ben 476 lavoratori e lavoratrici che da decenni ormai sostengono le proprie famiglie grazie a un sussidio. Poi ieri ti arriva la comunicazione che non aspetti da parte della provincia di Lecce: immediata sospensione temporanea delle attività svolte dai dipendenti socialmente utili. Ciò è dovuto alla mancata firma del decreto autorizzante da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inquadratura drammatica che ovviamente ha fatto saltare dalla sedia i sindacati provinciali di CGIL, CISL e UIL. Risiede in tale ragione il presidio avvenuto questa mattina ad opera dei diretti interessati presso la prefettura di Lecce al fine di accelerare le procedure per l'emanazione dei provvedimenti necessari. Prosegue il lavoro dei giallorossi in vista dell'impegno di sabato prossimo a Messina. Nella giornata di ieri gli uomini del tecnico Franco Lerda hanno effettuato una seduta di allenamento al mattino al Via del Mare. Hanno continuato ad allenarsi a parte Bogliasino, Vinetò e Diniz, ai quali si sono aggiunti Miccoli e Abruzzese. D'Ambrosio ha iniziato a inserirsi gradualmente in gruppo, partecipando anche alla partitella finale. Questa mattina allenamento a porte chiuse, poi diramazione dei convocati per Messina, dove venerdì verrà effettuata la rifinitura.